Cerchiamo di introdurci un attimo nel rapporto corpo-mente. È probabilmente una delle cose più difficili che si possa cercare di fare in medicina. Millenni di ricerca hanno condotto ancora a un punto irrisolto. Cos'è la mente? Cos'è il corpo? C'è coincidenza di mente e corpo? Pensiamo che alcune risposte date da grandi della scienza e della medicina attuale come Francis Crick hanno risposto a questa domanda come aveva già risposto Ippocrate, ma anche altri pensatori del pensiero greco, dicendo che il cervello è al centro di tutto, è al centro della nostra vita mentale, della nostra volontà, dei nostri desideri, delle nostre emozioni, delle nostre scelte, dell'amore che riversiamo sugli altri o dell'odio che riversiamo sugli altri, di ciò che ci piace e di ciò che non ci piace. Una risposta a un quesito millenario a distanza di 2600 anni è uguale. È strano per certi aspetti, per altri forse no. Gli uomini e le donne, le persone su questa terra sono sempre uguali. Allora, il problema quindi si pone ad un livello assolutamente poco semplice. Cosa si può dire quindi in un'ottica apnei? Innanzitutto, non è un problema che si possa inquadrare in un determinato filone culturale. In altre parole, dipende, può suscitare ovviamente alcune, come dire, perplessità da chi ascolta, però c'è tendenzialmente questo aspetto di dire che la cultura occidentale è più frammentaria rispetto alla cultura orientale. E io non credo sia così vero. Innanzitutto, la divisione fra corpo e mente, diciamo nei secoli prima del positivismo, della rivoluzione scientifica, coincideva fondamentalmente con l'anima. E quella facoltà costitutiva dell'essere vivente che gli dà la possibilità di pensare, di esprimersi, di scegliere fra diverse alternative. E oggi si tende, per una cultura secolarizzata, non parlare più di anima, insomma, appartiene ad altre sfere, la sfera religiosa, la sfera metafisica della spiritualità. La mente, anche se non si sa cosa sia, è qualche cosa che sembra possa essere definita anche nel mondo scientifico, anche se poi non si è ancora venuti a capo di una definizione chiara, scientificamente provata, di mente. E la divisione quindi tra mente e corpo, fra psiche e soma, è millenaria, non è venuta con Cartesio. Platone, quindi ben 2000 anni prima di Cartesio, divideva in maniera precisa le cose corporali, materiali, dalle cose ideiche, che appartengono al mondo delle idee, delle cose, diciamo, perfette, appunto.
appunto ideali, le cose che appartengono a un mondo che, per così dire, si contrappone a quello del materiale, un mondo migliore. E vediamo nella cultura orientale se qualcosa era diverso. Prendo un grande maestro dei nostri giorni, il Mahatma Gandhi, che si rifà ovviamente alla grande tradizione indù, tradizione da cui bene o male hanno attinto tutte le grandi correnti orientali. In un pensiero del 28 aprile del 1946, Gandhi scriveva: in un'altra sloka che si recita durante la preghiera del mattino si dice: non chiedo il potere temporale né di andare in cielo e non chiedo nemmeno di conseguire il nirvana. Quello che chiedo è di essere capace di alleviare le pene di coloro che soffrono. La pena può essere fisica, mentale o spirituale. Il dolore spirituale derivante dall'essere schiavi delle proprie passioni e a volte più grande anche di quello fisico. Ma Dio non scende di persona a sollevare la sofferenza. Egli opera attraverso l'agenzia umana. Perciò la preghiera a Dio per poter alleviare la sofferenza altrui deve corrispondere a un desiderio e a una disponibilità di attuarlo.